è molto significativo perché lì, insomma, nel cuore della food valle, no? Dove c'è addirittura dove c'è Barilla, c'è casa, tanto c'è Barilla, li cambia anche i connotati all'azienda. Quindi proprio lì una certa industria molto importante era sicuramente contrario, cioè, vuol dire che è molto forte questa volta che non c'è dentro, riesce a fare lì, poi sono inchiesti. No, sono andati avanti con la strada nonostante tutto. Io penso che sia disperata, è disperata, chi è disperato è pericolosissimo, non ha niente da perdere. E Iren a Parma è quella che ha fatto l'investimento sul rigassificatore di Livorno. E il rigassificatore di Livorno non sta decollando, loro hanno un buco economico enorme. Quindi loro cercano di portare a casa quello che è possibile. Questi impianti serve a queste aziende decotte per poter dire noi abbiamo un capitale anche di fronte alle banche su cui poter contare. Non è un caso che le banche sono ben restie a dare il via libera al project finance, ci vogliono vedere chiaro e fino adesso l'inceneritore di Parma non ha trovato assolutamente nessun disco verde per quanto riguarda questa modalità di finanziamento, poi viene riempita dalle bollette come dicevamo. Quindi secondo me loro sono disperati. La termovalorizzazione partì non nel 2004, facemmo la riunione della costitutiva della rete nazionale di utili zero da Cerra, nello stesso giorno uscì sul Corriere della Sera un elenco di tutti gli impianti di incenerimento che si stavano proponendo, erano centinaia di questi, hanno realizzato quello di Acerra e ne hanno chiusi tantissimi altri. Oggi io posso dire, perché li conosco io ho contribuito insieme ad altri ovviamente, o altri insieme a me, a sconfiggerne almeno 50. Nella provincia di Lucca sono orgoglioso perché non solo abbiamo impedito i due inceneritori che voleva realizzare la regione toscana con la Vallo de Verdi, ma anche i due esistenti sono stati chiusi. Di solito è più facile sconfiggere gli impianti progettati, ma risulta molto impegnativo sconfiggere quelli che già lavorano, perché sono un dato di fatto. Ci siamo riusciti a Lucca, nessun politico parlerebbe mai più di inceneritori se vuole essere rieletto. Forse dovresti mandare Fassino a Lucca e si fa il campo. Sì, ha citato Acerra e naturalmente si rimanda l'esperienza che voi avete anche in campagna, molto importante, ma la campagna è evidentissima l'interferenza nel mondo dei rifiuti della malavita organizzata. Qui bisogna fare i conti con una malavita fortissima che negli anni ha gestito il traffico dei rifiuti da nord a sud, ha creato migliaia di scariche abusive, ha trasferito i rifiuti via nave nei paesi del terzo mondo. Insomma, quindi vuol dire la battaglia da noi è ancora più impegnativa. Sotto, mi interessava capire voi come vi muovete in questo ambito che ci dava c'era intorno c'è tutta la storia del Casertano, dei tre fuochi, quindi le diossine sono si spreco. Sì, io che vado a Napoli dal 1999, finita la battaglia di Capanni nel 97, noi cominciamo ad essere chiamati da altri comitati a livello nazionale e in particolar modo ci chiamano quelli che diventeranno i nostri amici. Gli amici di Cerra. Io è stato un periodo che andavo almeno una volta al mese e devo dire che conosco molto bene la cosiddetta tragedia campana e in particolar modo la tragedia di Napoli. Il problema degli smaltimenti pirata purtroppo però è un problema che viene ancora prima. Cioè, ci sono zone del Salernitano e del Napoletano, del Casertano che sono state devastate, non sappiamo nemmeno, lì occorre un CECAP, occorre che ci sia un piano nazionale per un CECAP sanitario sulla popolazione e un CECAP territoriale, perché quello che hanno fatto molte industrie del nord, o del centro nord, perché anche dal nostro distretto cartario di Lucca, che è il più importante d'Europa, partivano i camion con gli scarti di parte e li andavano a sotterrare nelle campagne del Salernitano e in campagna. Quindi da quando è arrivata la fase acuta
della crisi di Napoli è entrata in gioco la popolazione. Secondo me quella di Napoli è stata una rivoluzione civile e che dimostra che mentre per il sistema di gestione integrata, si scrive così ma si legge in incenerimento, punta a ritenere i cittadini comuni come il nemico, emblematico erano gli elicotteri che scaricarono il 29 agosto del 2004, scaricarono i lacrimogeni su una manifestazione di 30.000 persone, quando ci sono state le manifestazioni alla discarica di Pianura, oppure in altre parti di Napoli era tipico che la polizia intervenisse duramente e i cantieri delle discariche e degli inceneritori sono zone militari. C'è stata una militarizzazione per cui il cittadino è un nemico che si affronta con l'elemento. Questo ha portato ha fatto fallire il sistema di gestione integrata e ha dimostrato che soltanto quando la popolazione viene informata le soluzioni sono quelle durature. Quindi io guarderei il bicchiere mezzo pieno. A Napoli continua questa onda lunga della rivoluzione civile, ci sono grandi difficoltà, però io faccio parte dell'osservatorio Rifiuti Zero del comune di Napoli, quindi mi riunisco, non ci vado tutti i mesi, ma almeno una volta ogni due mesi vado anch'io a spese mie, che mi rimborsano. E c'è sempre il vigile urbano, il comandante, il tenente dei vigili urbani, della polizia municipale, che ha il compito di fare un rapporto costante all'amministratore e anche a noi sugli abbandoni. Perché c'è la situazione del nord di Napoli, della terra dei fuochi, che è estremamente drammatica. Quindi a Napoli e in Campania la situazione è in via di risanamento sulla situazione attuale. Quello che invece è drammatico e non è stato indagato è quello che permane dal passato. Se andiamo in province come Benevento ha adottato la strategia Rifiuti Zero al 68% di raccolta differenziata, Salerno al 70% di raccolta differenziata, ci sono comuni ricicloni dovunque nella provincia di Salerno. A Napoli ormai molti comuni dell'area vesuviana hanno il 60-70% di raccolta differenziata. Lei diceva Scampia famigerata, c'è stato lei e quindi ha visto che anche la famigerata Scampia, se i cittadini, anche quelli ritenuti meno animati da passione civile, vengono messi nella condizione di dare il meglio di sé, lo danno, oltre le attese dei pur illuminati amministratori. Quindi il problema è che nella gestione dei materiali di scarto bisogna trovare formulare un patto che coinvolge i cittadini comuni, noi tutti, e la stampa ha un ruolo importantissimo, no? Nel formare l'opinione pubblica, quindi è molto importante il ruolo della stampa, le leadership politiche a partire da quelle locali, perché i comuni sono quelli più sensibili, perché sono più vicini al martello che parte dal basso dei movimenti, e le lobby e i produttori. Oggi, nel 2013, quando sono 131, anche oggi ha aderito un comune dalla Sicilia, me l'hanno telefonato in treno, siamo 131 comuni che hanno aderito alla strategia Rifiuti Zero, 3.500.000 abitanti in Italia non è che parlano di Rifiuti Zero, stanno tentando di realizzare la strategia Rifiuti Zero, non ci riusciranno tutti, ma la gran parte è disposta ad accettare questa sfida e io credo che la gran parte ci riuscirà. Bisogna salire sui piani alti, come dicevamo prima, man mano che saliamo sul palazzo troviamo aria rarefatta, minore disponibilità, ma ecco, allora è il martello che deve battere nelle porte. Noi in questo momento abbiamo tre livelli di mobilitazione con il movimento di Rifiuti, la raccolta di firme perché vogliamo bussare nel portone più importante, quello del Parlamento. L'altro è quello delle vertenze territoriali, Firenze, Parma e Torino sono le più importanti, e l'altra ancora quella di aumentare il numero dei comuni che adottano la strategia di Rifiuti Zero. È una rivoluzione civile che sta montando. Io, forse non tutti avete la percezione di questo, ma chi come me ha seguito, respirato questa atmosfera è al settimo cielo.
ve lo assicuro, cioè, oggi ci sono comitati di tutti zero, amministratori che ti chiedono come si può fare rifiuti zero, che vanno dalla Val d'Aosta, gloriosa per aver sconfitto il biodiversificatore, alla Sicilia, la Sardegna. La Sardegna in 3 anni è passata ad essere la quarta regione, ormai ci sono città che hanno il 60-70% di raccolta differenziata. Non è né nord né sud, non c'è un problema antropologico. Bisogna dare il servizio, bisogna far partire le buone pratiche. Ci sono coloro che fanno da tappo, no? Si incastonano dentro la bottiglia, e altri invece che si mettono alla guida delle buone pratiche. Laddove gli amministratori fanno da tappo, noi bisogna agitare la bottiglia e farlo saltare questo tappo, perché lo spirito esca dalla bottiglia e le buone pratiche si Allora, Gaetano Capizzi si chiede, ma qual è la strategia di risolvere? Costa di 10 passi. Il primo passo è quello metodologico, diciamo, di approccio. Non si punta sull'impiantistica, per usare una terminologia che a me non piace ma che oggi tutti masticano. Non si punta sull'hardware, ma si punta sul software. Non sugli impianti, ma sulla formazione, l'informazione delle persone comuni, dei cittadini, degli utenti. È lì l'investimento principale. Ovviamente, se facciamo un inceneritore, a parte il problema sanitario, a parte il problema ambientale, per 20-25 anni si bloccherà tutto quello che invece muove nella direzione della raccolta differenziata. È molto semplice: se io ho 100 euro, 90 mi vanno sul ferro dell'impianto di ultima generazione. Cioè, un discorso proprio da bambini. Ha funzionato così e non può che essere così, perché sono impianti a tecnologia complessa, ogni giorno costano di più, hanno bisogno di una enorme taglia perché gli strumenti di depurazione costano tantissimo, un piccolo impianto oggi economicamente non si regge. Quindi, se si fanno gli inceneritori, non si fa di Torino il centro delle buone pratiche. Il porta a porta è il modo migliore in Italia, perlomeno, per avere risultati superiori, comunque che incontrano gli standard normativi di raccolta differenziata a livello percentuale. Il porta a porta è il secondo passo. Il terzo passo è, bisogna realizzare impianti di riciclo, perché se no tutta la carta che trovo, le plastiche che trovo, il vetro che trovo non hanno una valorizzazione, non sono adeguatamente puliti, magari sono un costo invece di essere un ricavo, eccetera eccetera. Occorre un impianto di compostaggio. Abbiamo visto che l'organico che viene raccolto in porta a porta ha pochissimo percentuale di impurità, è sotto il 3%, quindi è migliore, molto migliore di quello che viene della raccolta differenziata dell'umido in Germania e nettamente in Olanda. Abbiamo poi bisogno di realizzare centri di riparazione e riuso. Oggi la crisi produce un effetto collaterale, perché ci fa riscoprire l'importanza del non spreco, l'importanza del risparmio. È sempre esistito in Italia con forza un mercato del mobile usato. Oggi tutti questi beni possono essere recuperati a seconda vita. Le province hanno un sacco di soldi per la formazione, che le diano per formare falegnami, elettricisti, tappezzieri. Ecco, in questo modo giovani, magari anche borderline, con difficoltà, possono andare, guadagnare, promuovere piccola impresa locale e nello stesso tempo sottrarre anche allo stesso riciclaggio, sicuramente allo smaltimento, tutti questi beni durevoli. Il passaggio ulteriore è far pagare i cittadini sulla base delle buone pratiche. Te non sei pigro, ma per esempio Verpagna usa il sacco prepagato, low tech, e a me piace, anche se il mio comune di Capannoli ha scelto il sacco con il sacco e il bidoncino con il tag. Iniziative di riduzione locali, anche i comuni possono promuovere i negozi alla spina. Devono togliere l'uso e getto dalle mense pubbliche, non solo quelle scolastiche. Si beve l'acqua del rubinetto, si beve nelle brocche di vetro, si mangia nei piatti, che è anche molto più bello, che mangiare nei piatti scolastica è una sciagura, insomma, fa schifo, guardiamoci chiaro. L'autocompostaggio familiare, i pannolini lavabili e così via.